E ora ti presento un docente. Ti presento un docente. Aneddoti, curiosità, interessi, indiscrezioni, raccontate dalla voce di chi di mestiere fa il docente. Ti presento un docente. Che giornata quella di oggi, cari utenti, cari visitatori di questa pagina di Radio Mia. Una giornata particolare, perché pensate che di una puntata che dovevo fare ne ho fatte ben due. Chissà se ne farò anche una terza. Di questa rubrica che si chiama Ti presento un docente, siamo arrivati alla quinta puntata. Nella quarta abbiamo ospitato il professor Antonio Colapietro, che saluto e che ringrazio sempre per le bellissime parole che ci ha dedicato. E oggi abbiamo il piacere di ospitare chi? Si presenti, caro professore. Allora, buonasera a te e buonasera ai radioascoltatori. Sono Alessandro Celani e insegno clarinetto al liceo musicale Bragaglia di Frosinone. Bene, caro professore, la vedo abbastanza legata e questa cosa un po' all'inizio lo fa un po' con tutti e la cosa mi fa anche piacere. Sì, in effetti è vero, sì, è vero. Non ti preoccupare perché il microfono non mozzica, la telecamera... Non vedi dove stanno le telecamere, tu devi solo guardare me che ti faccio delle domande a cui ci saranno anche delle risposte, si spera. Bene, professore, allora, innanzitutto, diamoci del tuo perché... Assolutamente. Nonostante tutto, io e te siamo amici e quindi questa cosa va ribadita e va sicuramente sottolineata. Assolutamente. Siamo vicini di casa, quindi condividiamo anche il centro storico. Centro storico, sì. E un'altra cosa fondamentale. Tu sei il professore di clarinetto presso il nostro liceo musicale di questo istituto Bragaglia. Da quanti anni? Beh, credo siano adesso 8 anni, sì, più o meno, 8-9 anni. 8-9 sì. Anni, bene, bene. Chiaramente prima di arrivare qui nel nostro istituto già hai fatto il giro della provincia, se si può dire. No? Allora, diciamo che sono stato abbastanza fortunato per il semplice fatto che ho iniziato con la scuola di Paliano e il Campo di Appennino. Campo di Appennino, il tartufo se non sbaglio. Sì, il tartufo. E... mai mangiato tra l'altro, no, di Campoli no. No, ok. Però potremmo tornarci. Assolutamente, assolutamente. E poi nulla, qui a Frosinone ho iniziato con la Pietro Bono. Bene, e poi ti sei trasferito qui nel nostro istituto e... Sì. O in contemporanea li facevi tutte e due? Allora, all'inizio avevo lasciato qualche ora alla Pietro Bono e facevo il più delle ore qui. E devo dire che niente, mi sono trovato da subito bene sia con la dirigenza che con i colleghi che tra l'altro conoscevo da tempo, insomma, e abbiamo lavorato insieme con qualcuno da anni, bene, tipo, bene. Tipo il professor Ciammaruconi, col quale siamo stati. Che si sta facendo adesso. Sta facendo la prova del concerto. Realtà, anche qui a Radio Mia sta facendo desiderare perché volevo aprire le danze con lui. Invece, piano piano, sai, lui è come il vino, deve fermentare. Sì, insomma, sì, sì, sì. Però adesso è impegnato nel pomeriggio a fare delle prove con la prova. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, perché la radio non è solo radio, frequenze, radio, web, ma anche visual radio, quindi quello che noi diciamo ci sta anche la ripresa video. E soprattutto possiamo ricordare a tutti quanti e invitarli il giorno 20 alle 18.30 presso questo istituto qua per il concerto di Natale. Concerto di Natale, sì. Concerto di Natale che stiamo preparando, finalmente siamo tornati a una normalità dopo questi anni tremendi e sì. Soprattutto ci vuole un concerto per ritornare riniziare a riassaporare dopo, sì, un po' di normalità, ecco questo. Senti una cosa Alessia, dimmi, la diciamo subito. Dimmi. A tutti, tu sei originario di Frosinone? No, io sono originario di Supino. Bene, Supino che è un paese che sta proprio qui di fronte. Sì, 5-10 minuti di macchina da Frosinone. E insomma. Pensa che tu conosci mia moglie già molto prima che la conoscessi. Certo, quindi io sono sposato a Supino e ne approfitto per salutare anche Fiorella. E tu la conosci da molti più anni. Assolutamente sì, anche perché Supino è, insomma, ci si conosce tutti. Beh, paese tra l'altro pieno zeppo di musicisti. Pieno di musicisti, sì. Bello, sì, bello. Ma anche musicisti a livello internazionale, insomma. E senti un po', ma parliamo un attimo di te, come ti è nata la passione per la musica? Cioè, giusto per far scoprire... Sì, la passione per la musica è nata... Io avevo circa 8 anni e Supino all'epoca c'era poco e niente, insomma.
e il grande maestro Gesualdo Goggi mise su, formò questa banda, e noi ragazzini, insomma, io mi ricordo, mi portò mia mamma per vedere più o meno quale strumento fosse adatto per me. Cioè, hai pensato subito al clarinetto? No, no, lo strumento lo sceglieva il maestro. E quindi mi ha messo, dice, no, mi sembra adatto per il clarinetto. Scusa, e come si sceglie? Cioè, il maestro come ha fatto a scegliere? Ha guardato in faccia? Allora, lo strumento, quello che si fa praticamente con le prove attitudinali, no? Spieghiamolo, perché anche a me è andata esattamente così. Ti guarda in faccia, vede la postura, l'imboccatura, le mani, più o meno dice, va bene il clarinetto. Ma una volta era così, poi stiamo parlando di un grande, insomma, voglio dire. Beh, sì, è un nome sicuramente assolutamente conosciuto da tutti del settore. Assolutamente. Chi non è del settore comunque conosce le sue melodie. Conosce le sue le marce, sì, è sì, incredibile, sì. Le marce sinfoniche, sì, poemi sinfonici, sì. Scherzi, comunque il maestro Goggi, oltre ad avere questa, insomma, sì, diciamo, questa importanza a livello bandistico, va anche detto che nella sua famiglia c'è anche una star, una vera star internazionale che si chiama come lui, che è Gesualdo, sì, pianista bravissimo, sì. Ne approfitto anche per salutarlo perché sono tanti anni che non lo vedo, e comunque ha continuato la tradizione, assolutamente. Quindi ecco, è iniziata con te questa avventura, sempre solo clarinetto. Io sempre solo clarinetto, poi negli anni di conservatorio ovviamente ho studiato anche pianoforte. Bene. Però sì, il clarinetto è il compagno di vita, cioè io non potrei pensare a una vita senza il clarinetto, senza lo strumento. Questa è una bellissima, cioè assolutamente non... Quindi diciamo che è un amore che tu ti porti dietro, non solo sotto l'aspetto lavorativo, sotto l'aspetto, no, della ma passione proprio viscerale, cioè per te. Vedi Fabrizio, tu sei musicista e mi puoi capire, cioè nel momento in cui tu inizi a suonare uno strumento e lo strumento, la musica dello strumento ti entra dentro, c'è poco da dire, cioè non potrei vivere senza studiare, senza che ti devo dire, documentarmi, senza suonare, senza fare, cioè, concerti, non, cioè... Perché va ribadita pure una cosa, la musica non è solo, come ci vogliono far credere la maggior parte delle persone, una passione. No, assolutamente. È un vero e proprio lavoro, e come tutti i lavori bisogna specializzarsi, assolutamente, studiare, rinnovarsi. Assolutamente. E tu lo sai bene che studi tutti i giorni. Assolutamente. Quindi... Assolutamente. Sì, diciamo che c'è questo luogo comune, no? Questa barzelletta, sì, che ogni tanto purtroppo tante persone mi rispondono anche a me. Dici, tu che fai nella vita? Io faccio il musicista. Sì, vabbè, ma di lavoro. Sì, appunto, fai? Appunto. E guarda, appunto, faccio il musicista. Quindi. Certo, certo. Sì, no, ma in effetti è vero. Sembra che il musicista sia... si diverte anche. Però c'è dietro il concerto, dietro i 10 minuti di musica c'è ore e ore di studio. Un costo notevole. Assolutamente, sì, per gli strumenti, gli accessori, i testi, no? Certo. Quindi, insomma, ecco. Quindi Alessandro, tu hai iniziato subito con il clarinetto, sei rimasto al clarinetto, sì. Poi sei cresciuto, sei andato in conservatorio, studi, sì, di conservatorio. Posso io dirti che ti anticipo subito la tua carriera, che mi hai raccontato tante volte, teatri, orchestre, sì, tournée, concerti infiniti negli anni 90 in particolare, poi... Sì. Per i primi anni 2000, e poi anche, non lo diciamo, ma lo diciamo lo stesso, che il 21 di questo mese faremo anche un bellissimo concerto a Santa Maria, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, sì. Ne e parliamo quindi, ecco, dopo. La carriera, poi è iniziata la scuola e... È iniziata la scuola, è iniziato il ruolo e, bene o male, poi, sai, si deve decidere un po', no? Tra, certo, fare solo la libera professione o fare tutte e due. Certo, avendoci un ruolo... La professione è, come dire, è andata un po' a scemare in queste, soprattutto in questi ultimi tempi con il Covid, però ci stiamo riprendendo e come dici tu, il 21 faremo questo, sì, il questo 21, concerto. Allora, parliamone subito, queste armonie, sì, di classe che faremo, oppure non ricordo. Armonie di Natale, armonie di Natale, sì. Armonie, sì, di classe, sì, è un'altra cosa. È vero, Armonia di classe è il concerto che faremo noi qui con il liceo il 20. Okay. Il 20, sì. Il concerto del 20 sarà Armonia di classe.
sì, poi l'armonia di Natale invece a Santa Maria alle 18.30. Alle 18.30, sì. Questa nostra cattedrale che si è situata al centro storico, insomma, lo dico anche in giuciaro, addossagli i campanili. Assolutamente. Sì, saremo ospitati lì da Don Paolo che ci ha aperto e accolto comunque. Anzi, ringraziamo Don Paolo che è sempre molto gentile, poi molto Don Paolo, sensibile. Bisogna dirlo, non so se... Sì. Tu non so come lo conosci, io lo conosco molto bene. Guarda, io l'ho conosciuto qui, perché l'ho visto all'istituto. Don Paolo è un rocker. Ah sì? Sì, appassionatissimo di rocker. Bene, bene, rock, bene. Scusami, è un rocker, vero? Sì, sì. Comunque, sì. Al di là di questo, breve off topic, il 21 faremo questo concerto. Sì. Dove l'organico sarà essenzialmente un quintetto di fiati con un quintetto di archi. Con il supporto delle percussioni e qualche solista. Sì. Diciamo una bella situazione. Una bella situazione. A dirigere sarà il nostro... il nostro referente del liceo musicale, il professor Ciammarugoni. Ciammarugoni che, ripeto, si sta facendo desiderare qui negli studi. Comunque, andiamo, dopo questa breve pausa pubblicitaria, andiamo ad ascoltarci una canzone, il primo break, e vi ripresento l'ospite di oggi, a Ti presento un docente, puntata 5, Alessandro C. Così si dice in radio, eh? E Radio Mia è uno, non so se tu c'eri già stato, penso proprio di sì, c'eri stato. Sì, 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 sì. Un studio bellissimo. Assolutamente. Lo ribadisco sempre, grazie al professor Fulco, insomma, che professor Fulco, sì. La lungimiranza di costruire questo bellissimo spazio dove i ragazzi, gli studenti, oggi i docenti, ed è la prima volta che in tutti questi anni questa rubrica prende piede, perché io vorrei avvicinarmi e a far avvicinare sia tutti gli studenti che tutti i genitori a conoscerci un po' meglio. Allora, a proposito proprio di questo, io ti faccio una domanda: perché studiare in questo liceo e cosa consiglieresti ai ragazzi in fase di decisione, diciamo, ecco, alla fine della terza media, cosa decideresti? Cosa consiglieresti, scusami? Ma allora, diciamo, perché studiare in questo liceo? Ovviamente in questo liceo, ecco, proprio il liceo, si studiano tutte le materie del liceo, di qualsiasi liceo, oltre che alle materie ad indirizzo. Al pomeriggio si fanno le ore di strumento e quindi per i primi 2 anni facciamo 2 ore di primo strumento e un secondo strumento dato dalla commissione. Secondo strumento, tra l'altro, che alla fine diventa come il primo. Diventa come il primo, perché poi i ragazzi si appassionano anche al secondo strumento ed alcuni ovviamente fanno l'esame in conservatorio con il secondo strumento addirittura. E in questo conservatorio, in questo liceo cerchiamo di appassionare i ragazzi con al di là della lezione singola, ma come hai detto giustamente tu, ecco, abbiamo in atto le prove
le prove d'orchestra con l'orchestra nostra interna al liceo. In più facciamo delle uscite nel territorio, ecco, dovremmo andare, ci ha contattato adesso, a parte Colleferro, che ci siamo stati l'altra settimana, sì, al teatro di Colleferro. La festa di Santa Cecilia. La festa di Santa Cecilia, più adesso ci ha contattato Paliano, che devono fare un grande concerto in cattedrale, vorrebbero praticamente i ragazzi del nostro liceo. Un supporto musicale, senti, sì. Una domanda, visto che hai aperto un argomento di eventi, c'è un evento in tutti questi anni che proprio ti piacerebbe ricordare, oppure un evento che lo porti nel cuore? Perché adesso è difficile questa domanda, tutti Ma, questi anni. Guarda, ti dico... di eventi ne abbiamo fatti veramente molti, ma non solo col liceo, anche con le altre scuole ad indirizzo musicale. Una cosa che rifarei molto volentieri è il musical, cosa che non l'ultimo l'abbiamo fatto con la Pietro Bono al Teatro Nestor, e poi non se ne sono fatti più. Quindi un'esperienza musical. Io sì, anche perché al musical poi partecipano sia i ragazzi, ma i costumisti, gli attori, il regista, insomma, è una cosa a tutto tondo che francamente rifarei molto molto volentieri, ecco. Beh, se ci pensi, è vero, tutti sì. Dentro in un serbatoio di arte come assolutamente il musical. E poi noi col liceo artistico accanto avremmo proprio la possibilità di avere i costumi e le scene. E perché non lo proponiamo qua a scuola? E lo pensi? Dovremmo proporre, sì. Lo proponiamo ai nostri colleghi. Ma hai visto mai che alla fine dell'anno, no? Chissà, oggi, allora, segniamoci la data, il primo di dicembre noi abbiamo lanciato questo sasso. Assolutamente. Comunque, se si realizzerà questa cosa, chiaramente verrai anche tu a presentarla. Ah, sì, sì, come no, molto volentieri, molto volentieri. Vediamo. Grazie per la bellissima idea. Vorrei solo raccontare a tutti quanti che circa 2 mesi fa io e te, insieme alla professoressa Maristella Mariani di canto e il professor Ciammarugoni, che verrà prima o poi. Sì, prima o poi lo dobbiamo incastrare, assolutamente. Siamo stati, diciamo, protagonisti di un evento straordinario a Pestum. Assolutamente. Con 650 musicisti provenienti da tutta Italia, 170 di coro. Abbiamo suonato per il Papa, un vero e proprio concerto ripreso chiaramente sia audio che video. Abbiamo presentato poi il 26 di ottobre scorso alla Piazza del Papa con questa organizzazione BIMED che ha curato ogni cosa, veramente ogni singolo particolare. Ma la cosa più bella che mi porto dietro, oltre all'esperienza e le risate che ci siamo fatti noi tutti, e vedere i ragazzi hanno fatto amicizia con tutta Italia. Sì, ecco, questa è una cosa. Devo dire, è stata veramente un'esperienza grandiosa, ecco, grandiosa. Vedere questi ragazzi, 600 ragazzi, suonare, ma proprio partecipare, ma come professionisti. Nessuno si aspettava una riuscita del genere, ecco. La rifaremo? Ah, ti dico, in anteprima, ma in via ufficiosa, che molto probabilmente si rifarà non più con 600 ragazzi, ma bensì con 1000 ragazzi. Ah, addirittura. Assolutamente. Quindi la quasi sta, sì, pare che sia prossima l'uscita della. La raddoppiamo, praticamente. Sì. va bene. Perché noi facciamo le cose grandiose. Beh, no? Bisogna anche dire che il nostro territorio, seppur un po' particolare, purtroppo per l'ultimo argomento, l'abusivismo edile, sì. Lanciamo anche un messaggio, un abbraccio agli amici di Ischia. Assolutamente, sì. Purtroppo subendo in questi giorni stanno vivendo una brutta situazione. Però ci sono dei luoghi che possono ospitare 600, 700, sì, 1000 sì, persone, sì. E perché no farle suonare tutte insieme? Però permettimi, Alessà, solo noi italiani riusciamo a fare una cosa del Io credo di sì, ma anche perché noi abbiamo questi luoghi. Pestum si presta proprio, a parte lo scenario, è una cosa spettacolare. Siamo stati bene comunque. Sì, volevo siamo stati bene, sì, sì. Allora, sì. Visto che andiamo anche in pausa, come ho detto al professor Antonio Colapietro, Maurizio Costanzo avrebbe detto consigli per gli acquisti. Sì. Noi invece mandiamo una bellissima canzone e torniamo. Oh,
torniamo perché ne vale la pena, caro Alessandro, farsi una chiacchierata ogni tanto, non solo tra amici. Assolutamente. Ma farci scoprire un pochettino, perché questa rubrica veramente ha l'obiettivo di far scoprire quello che pensiamo della scuola, quello che pensiamo delle nostre esperienze. Certo. E soprattutto far scoprire alle persone che ci ascoltano e che ci guardano, anche fare una amicizia un po' virtuale, no? Sai, con YouTube adesso, con tutti i social, e ricordiamo a tutti le pagine attive di questo istituto, dove ci sono news, concerti, dove ci sono mostre fotografiche, mostre, dove ci sono le attività dell'Ipsia, le attività dell'odontotecnico, insomma si fa anche un lavoro a 360 gradi. Chissà se un giorno potremmo fare una bellissima reunion qui sotto al piazzale della scuola con tutte queste belle attività. Apriamo proprio i cantieri della scuola. Che perché pensi? No? Perché no? Sarebbe fare, no? Sì, sarebbe. Tra l'altro, venerdì scorso abbiamo ricordato la giornata contro delle donne, contro donne, la violenza. E la manifestazione è riuscita. È riuscitissima, sì, sì. Qua sotto molta gente c'era. Scuola, sì. C'erano più di 1000 persone. Assolutamente. Insomma, bello, assolutamente. È stato molto bello. Lo vedi che poi alla fine, quando uno si rimbocca le mani, io credo che come dire, lo stai facendo, vedi, bravo. Che se ecco, io lo sto facendo, quindi voglio dire, va bene. Allora, visto che siamo tornati, io vorrei chiederti due cose: progetti passati, e già me li hai raccontati, i progetti futuri. Hai qualche cosa in progetto che... Ma guarda, allora, per quanto riguarda i progetti futuri, ecco, a breve abbiamo il concerto che tu dicevi a Santa Maria con questo ensemble, e quindi questo è a breve. Poi, come anche perché ci partecipi pure tu, c'è questa nascita dell'orchestra dei licei... l'orchestra sinfonica dei professori dei licei musicali, che e non prenderà vita sabato. Il sabato 3 con un concerto inaugurale nella caserma dei Carabinieri Tor di Quinto. Okay. E poi il 15 ci sarà invece il concerto al Teatro Ghione, sì. Quindi, al pomeriggio. Oltre il fatto che veniamo da una provincia molto vicina a quella di Roma, sarà sì, uno spasso farsi il viaggio insieme. Assolutamente, anzi, quelle cose che la performance assolutamente. E auguriamoci, ecco, che sia l'inizio veramente di una ripresa, anche perché con questa orchestra poi faranno parte anche i ragazzi meritevoli che usciranno dal nostro istituto e dal conservatorio, ovviamente. Quindi ben venga l'orchestra del... Senti, ti faccio una domanda. Sì. Perché sinceramente io forse già conosco la risposta. Allora, un giorno viene il capo di questa orchestra e ti propone una cosa. Ti dice, sì, mandami i tuoi allievi più meritevoli, che ritieni, insomma, sì, che vogliono in qualche modo intraprendere la carriera musicista, solamente che tu non devi suonare, ti devi mettere a fare il terzo clarinetto di spalla. Tu che faresti? Ma io assolutamente, ma anche il quarto farei per i miei alunni. Quindi tu mi stai dicendo che per te, insegnante, potresti fare 1, 2, 10 passi dietro, indietro, assolutamente. E lasciare i tuoi allievi assolutamente. Io già conoscevo. Assolutamente sì, assolutamente. Ma per quale motivo? Per una soddisfazione personale o semplicemente per lasciare spazio, come hanno lasciato a te, di fare esperienza? Allora, il discorso è questo qua. Intanto l'esperienza e va bene, ma... E tu sai che quando hai l'alunno sta con te 5 anni, 1, 2, 3 ore a settimana, e quindi si instaura un rapporto diverso dal professore di mattina, che ahimè ha la classe di 25, 26, 28 persone, certo, no? E sembrano un po' creature tue poi alla fine. E quello che farei per mio figlio io farei con i miei alunni. E quindi spazio a loro, assolutamente. E questa è una cosa bellissima, veramente, perché bisogna un attimino abbandonare pure quello che era il discorso degli anni 80, facciamo così, degli anni, i primi anni con i nostri maestri. È stata dura, sì, è stata dura. È stata dura affermarsi. È stata poi dura. Insomma, loro avevano tutta la voglia di suonare, perché assolutamente tutta la voglia di continuare a lavorare, di stare in carriera. Ma come dico sempre io ai miei alunni,
Dico, ma se il maestro suona sempre, gli alunni quando mai, suona? Ecco, mai. Quindi io la mai. Penso esattamente come te. Assolutamente. Io passo indietro per e io penso che nella vita ci sono degli step, no? Lo step è da una certa età in poi di lasciare spazio ai giovani, anche per fargli fare le esperienze, per farli lavorare, è poco da fare. È proprio così, caro prof. Io questo penso, ho sempre pensato questo qui. Ed è un bellissimo pensiero questo, perché un po' mi accomuna a me per il semplice motivo che noi, ripeto, ci conosciamo da tanti anni, non ci siamo tanto frequentati per ovvi motivi di età, ma non assolutamente. Sto dando assolutamente. No, ma ci manca, ma ci mancherebbe. Sei leggermente più grande di me. Leggermente. Però come ha fatto mio padre con me, che mi ha lasciato tra virgolette spazio per potermi sentire. Assolutamente. Allora bene, una bellissima cosa, grazie. Allora senti, facciamo così, rinnoviamo qualche appuntamento e poi magari ci salutiamo. Ci salutiamo. Nel frattempo, cari utenti, potete anche osservare le attività del professore con delle foto che stanno scorrendo qui durante questa puntata di Ti presento un docente. E vi rinnoviamo gli appuntamenti, che poi magari se il professore dimentica qualcosa. Sì, assolutamente. Bene, aggiungo io, mi permetto io. Assolutamente. Allora, il primo appuntamento è il 20 dicembre qui a scuola con l'orchestra del liceo musicale alle 18:30, credo. Sì, Armonie di classe. Poi il 21 dicembre abbiamo invece il concerto a Santa Maria, che è un concerto, ecco, al quale partecipiamo io, Fabrizio e altri colleghi e del liceo e del conservatorio e delle scuole medie a indirizzo strumentale. E poi i due concerti a Roma, il 3 e il 15 al Ghione. Benissimo, allora io aggiungo invece i nostri open day il 17 e il 18 di dicembre, dove la scuola sarà aperta con tutti i laboratori, anche il laboratorio di radiomia, laboratorio di clarinetto, di fisarmonica, di chitarra, di tutte le specialità, i laboratori del liceo artistico IPSIA e odontotecnico, dove tutti i ragazzi si possono fare un'idea della nostra scuola e insieme ai loro genitori. E il 18 c'è anche la maratona di Bach, sì, se non sbaglio. Sì. È un evento comunque ideato dal professor Spallotta, che abbiamo avuto il piacere qui di ospitare insieme a tutto il dipartimento di chitarra. E questa maratona consente a tutti i ragazzi di suonare e affrontare un autore, penso che sia sì. Veramente uno dei più grandi autori nella storia della musica. Credo che questo sia il secondo anno. Il secondo anno. A proposito di questo, sì. Ci sono tre brani del tuo repertorio che fanno parte della tua classifica, diciamo. Ecco, la tua classifica è primo, secondo e terzo. Ma guarda, autori, brani, insomma, è una domanda difficilissima. È una domanda difficilissima perché abbiamo fatto molta musica. Ma io direi Mozart, primo in assoluto. E poi c'è Brahms, ma lo stesso Weber, ma anche gli autori dei primi del Novecento, quindi insomma diciamo Mozart e a seguire altri. A seguire altri. Mozart e derivati. Esatto. Invece per la musica leggera, ecco, parliamo un attimino di musica leggera. Ma guarda, io musica leggera mi ascolto di tutto, cioè, okay. Ovviamente con l'occhio agli anni 90. Beh, poco da fare. Era sicuramente musica diversa rispetto a quella di oggi. Era musica diversa, ma anche ecco, io ricordo molto anche perché insomma, adesso non voglio dire la mia età, ma negli anni 90 con anche la musica disco, no? Era completamente diversa da adesso, insomma, e quindi certo. Sai, era più musica. Ok, era più musica. Ultima domanda, musica da film, c'è un autore, insomma, che preferisci su tutti? Morricone. Ecco, Ennio Morricone. Assolutamente. Che abbiamo avuto anche il piacere di conoscere personalmente tante volte. Lui, che lo ricordo a tutti quanti, mezzo ciociaro, sì, perché comunque sì. Sua madre, insomma, proveniva da Civita di Arpino. Civita d'Arpino. E poi, vabbè, chiaramente lui è nato a Roma, si è specializzato a Roma, ha studiato a Roma. Certo. Insomma. Però sì, sono d'accordo anche su. E dici, troviamo assolutamente. D'accordo. Ma non è che niente io. Ci siamo messi d'accordo? No. Però non è che niente. Ho passato qualche
qualche tempo sul clarinetto, può essere sta cosa? Ma io credo proprio di sì, anche perché... Però scusami, quando dovrò fare io l'intervista, mi intervisterai tu? Eh sì. Ah, facciamo così. Assolutamente. Metterò le cuffie, ok, facciamo così. Va bene, allora, cari tutti, noi vi salutiamo, è stato un immenso piacere ospitare il professor Alessandro Celani e... Vi ricordo sempre le frequenze della radio che sono www.radiomia.info oppure seguendo le pagine social del nostro istituto, Facebook, Instagram o il nostro sito internet, dove potrete cliccare in alto a destra sul simbolo di Radio Mia e vedere tutte queste bellissime interviste con questi docenti che fanno sì i docenti, ma come dico sempre fanno anche gli amici. Quindi siamo tutti dei buoni amici. Che ringrazio perché veramente stare davanti a una telecamera e un microfono, come dicevo sì, prima, non è semplice, no, assolutamente, assolutamente. Però è importante, insomma, che facciamo conoscere a tutti quanti anche questo lato qui. Assolutamente. E vorrei anche ricordarvi il nostro canale YouTube, dove grazie all'iscrizione a Istituto Bragaglia, che potrete fare tutti quanti, potrete anche selezionare le notifiche in entrata in modo che sarete sempre aggiornati sui nuovi video come questi che caricheremo. Alessandro, grazie. Grazie a te. Ci vediamo il 17, 18, il 20, il 21. Assolutamente. Quando volete. Assolutamente. Istituto Bragaglia. Arrivederci a tutti. Buonasera a tutti.